Una cosa secondo me su cui ci dobbiamo pacificare è, dobbiamo perdere l'idea della perfezione. Noi viviamo in un mondo imperfetto, ovviamente. È imperfetto il flusso dell'informazione, è imperfetto, è tutto imperfetto. Quindi l'errore da non fare è cercare di immaginare cose perfettamente funzionanti e perfette. Quindi è ovvio che noi ci troviamo in un mondo sempre sporco, ci piacerebbe vedere brillare la verità, e invece ci troviamo sempre con l'idea che la verità è sempre messa in questione, la nostra verità è sempre messa in questione. Però ci dobbiamo abituare all'idea che è così. Stiamo in questa condizione inevitabile. La mia domanda è sempre come ci stiamo in questa condizione, perché uscirne è probabilmente impossibile. Sia individualmente, io me lo chiedo anche come io che faccio per questo, sia come eventuali corpi collettivi. Non lo so, ripeto, non ho risposte. Non prendi in considerazione la possibilità che appunto magari semplicemente ci stiamo con una maggior consapevolezza? Mi spiego. Nel momento in cui ho rimpallate dal mattino alla sera, H24, le opinioni, le esigenze, i desideri e le rabbie di ognuno, al tempo stesso, proprio perché ce le ho, sono più consapevole delle opinioni, delle esigenze, dei desideri, delle rabbie di ognuno. E quindi in qualche modo ci sto anche in una maniera più comunitaria, sì. Perché non mi occupo esclusivamente del mio desiderio, esigenza, o di quello del mio circuito, della mia bolla. Quindi se ognuno nella vita persegue il benessere, la felicità, nel momento in cui ha una maggiore consapevolezza del fatto che chiunque persegue il proprio benessere, la propria felicità, è più propenso ad ascoltare, capire e condividere la vita e la l'esperienza di oggi che non è così. L'esperienza di oggi è che questa cosa paradossalmente sta producendo più chiusura, uno. Ma sei sicuro? Cioè, ma la percezione è questa, la percezione non è di un mondo che si unisce, non mia. Io non provo a guardare le cose dal mio singolo punto di vista, provo sempre, poi ovviamente ognuno è situato e guarda quello che guarda. È stata l'utopia del web all'inizio, negli anni 90, si diceva il web può produrre questo. Non ha prodotto al momento questo. L'altra cosa che dici tu, va benissimo tutto, quello che manca è il luogo collettivo, il luogo in cui questa roba non è io, i singoli io, che ognuno si persegue il suo benessere, ognuno sta nella sua bolla, è il fatto che noi riusciamo a creare un terreno comune in cui ci capiamo e stiamo parlando delle stesse cose. Quello che dici tu è esattamente quello che sta accadendo. Forse individualmente siamo tutti più ricchi, ovviamente, perché attingiamo più informazioni, vediamo un pezzo di mondo più ampio. Ma questa cosa, l'hyper corner, il tipo è liberissimo, è consapevole di tutto, ma sta nel suo corner e non conta niente. Mentre prima il mondo non contava niente, ma c'era un'elite che lo rappresentava. Oggi ci manca quel luogo, la coinè, il fatto che parliamo una lingua più o meno comune, non che abbiamo le stesse opinioni, ma che stiamo affrontando gli stessi problemi più o meno con presupposti almeno un minimo condivisi. Però richiede il principio di carità, lo sforzo, e i social non lo assecondano, anzi assecondano il contrario, assecondano l'elemento polemico. E in più, in tutto questo casino non c'è il luogo dove un po' ci riconosciamo come collettività, un luogo comune. La mia sensazione è che invece siamo tante piccole micro tribù che non si parlano tra di loro, che a volte non si ascoltano tra di loro, perché la cosa fondamentale è ascoltare. In un bel romanzo di Eco, un personaggio di Eco dice: io non voglio fare il protagonista, voglio fare lo spettatore intelligente. Mancano gli spettatori intelligenti ed è pieno di protagonisti cretini. E questo è il punto. Quindi, va bene, io vedo i lati positivi, e ci sono certamente, ma allo stesso tempo abbiamo slabbrato talmente tanto il nostro campo di gioco che non c'è più un campo di gioco. A calcio si gioca in un rettangolo, se si dice giocate dove volete non c'è più il calcio. Ecco perché dico il senso, la cosa linguistica che vi volevo portare, una delle chiavi del senso narrativo in Gray Mars, uno studioso della narratività, è che il fondo del senso di un romanzo sta in un quadratino che contrappone due categorie semantiche, il quadrato semiotico aristotelico. Questo per dire che il senso si genera se io racchiudo qualcosa e lì dentro qualcosa ha senso. In assenza di confini, nel bailame totale, non c'è più senso. Io penso che un giorno ricostruiremo una cornice forse più ampia di quella che avevamo prima, ma adesso non c'è. Adesso la sensazione è che rotti gli argini, sta accadendo di tutto e non c'è una conversazione, c'è solo gente che apre la finestra, dice qualcosa e richiude. Il cortile napoletano in cui tutti urlano e nessuno si ascolta.
Vabbè, io poi non ho capito le risposte che abbiamo dato. Ovviamente nessuno ne ha, perché stiamo parlando di un fenomeno talmente grande che ci stiamo interrogando. Forse dobbiamo dirci prima le cause. Mi sembra di capire che prevale anche una risposta molto individuale della serie io devo far così, io molto soggettiva. Ma c'è stata una risposta sull'educazione, come anche l'idea del rosso spaccato, ma anche come motivo unificante. Io immagino l'educazione come un motivo unificante, non ripeto delle opinioni e dei temi, non immagino mai questo io. Immagino sempre unificante per la serie i temi che trattiamo, poi la pensi come vuoi, ma ciò che riteniamo rilevante come modo di confrontarci, cioè come stile di riconoscere le differenze là dove coltivo un'ampiezza di apprendimenti che non è più solo univocamente quello cognitivo, libresco, eccetera. Aprire alle differenze di popolo, espressivo. Sul social manca totalmente. Se la scuola non è questo terreno di coltivazione proprio di espressività plurima, no? Su che ci incontriamo poi in età adulta? Io penso anche che i luoghi delle città, con l'incontro fisico delle persone, possa essere, se emerge questo bisogno, una soluzione, ma deve emergere questo bisogno, cioè deve venire voglia di alzarsi dal divano e incontrare, come stiamo facendo noi stasera, vis-à-vis delle persone, misurarsi con le obiezioni e le cose. Rimanere nella bolla della piramide alta in cui parliamo di questioni solo di pensiero, in cui ci accapigliamo su questioni meramente filosofiche o di principio, forse non sposterà una virgola. E ci parliamo faccia a faccia. Ci parliamo, ci baciamo, balliamo, ci incazziamo, sfogiamo, litighiamo, siamo ebri. Se sgorga il bisogno di incontri, però non è escluso, cioè non sono pessimista, non penso che l'umanità finisca come in, come si chiama, Idiocracy, l'avete visto quel film in cui tutti diventano deficienti? Non penso che finirà così, troveremo i modi di salvarci.